Privo di Donadoni, Gullit e Filippo Galli, con Ancelotti recuperato in extremis, a San Siro si vede soltanto un piccolo diavolo. Silvio Berlusconi, al termine della partita, parlerà apertamente di malasorte. Per il Milan si capisce, non certo per chi ha fatto 13 al Totocalcio. Walter Bonaccina ha anticipato la lotteria di Capodanno. Il suo gol vale all'incirca 3 miliardi. Gli schemi del Milan restano validi, ma rimangono anche malinconicamente scritti soltanto sulla lavagna quando vengono meno gli uomini che devono tradurli in gol. La traversa di Colombo e le occasioni sciupate da Van Basten in apertura sono un campanello d'allarme. L'esorcista di turno è Emiliano Mondonico, che blocca il diavolo là dove solitamente volano Tassotti e Colombo da una parte, Evani e Maldini dall'altra, e li blocca con Pasciullo e Priz, con Nicolini e Contratto. Van Basten e Virdis trovano in Vertua e Barcella adeguate contromisure. Il resto lo fa il portiere Ferron. Dice di no ad Ancelotti, Van Basten e Colombo. Al rientro in campo, per la ripresa del gioco, le facce dei giocatori rossoneri sono emblematiche. Quando Mondonico sostituisce Evair con Madonna, per il diavolo il destino sembra ironicamente segnato. Scende la notte sulla domenica del Milan e non basta a rischiararla la luce artificiale. L'Atalanta si difende anche con l'affanno. Giovanni Galli, disoccupato in libera uscita, restituisce a Baresi un pallone che sembra avvelenato. Infatti, sul primo vero contropiede nerazzurro della ripresa, l'Atalanta va in gol. Stromberg per Nicolini. Cross, Giovanni Galli anticipa Madonna, ma la palla carambola sul petto di Baresi e termina beffarda in rete. Il Milan si sente offeso e Rijkaard risponde con uno schiaffo dei suoi, dalla distanza. Ferron questa volta è battuto, 1-1. Sembra finita almeno per il Milan, che ha l'impressione di aver limitato i danni. Infatti, al 91esimo, i rossoneri hanno già la testa negli spogliatoi. Bonaccina invece ce l'ha ancora in campo e regala all'Atalanta un successo clamoroso sulla punizione battuta da Nicolini. Che festa per Mondonico e i suoi ragazzi. E che tristezza per Sacchi, che poi dichiara: è un momento amaro per noi, abbiamo pagato molto la nostra generosità, è una partita che abbiamo cercato in tutti i modi di vincere, l'altra squadra ha cercato in tutti i modi di non perdere, alla fine si è trovata a vincere una partita che forse non avrebbe meritato per quello che si è visto in campo, anche se sono difesi con grande determinazione, sono stati molto bravi a parer mio.